mangiare, vai. Vieni. Dai, andiamo, dai. Vai, Milo. A fare la pappa. Vai, vai dopo, vai. Dai, qua fa un caldo tremendo. Oh, che sauna. ragazzi, voi non lo sapete, ma io sono chiuso dentro qua, senza la condizionata, con balconi chiusi, in 2 metri quadri. Mamma mia. Ah, ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Siamo sempre qui a grandissima richiesta per ciò che riguarda Batman Arkham Asylum. Si pronuncia in questo modo. Tra l'altro, poi qualcuno mi aveva detto: Magnus, perché non ti vesti da Batman? Ho messo la maglietta di Joker. Penso che più o meno fa lo stesso. Non ci perdiamo in chiacchiere. Come dice lo stesso l'obiettivo, dobbiamo salvare il commissario Gordon. Allora, io inizierei già a lanciarmi. Magari, ecco, avrei dovuto fare qualcosa ora, di meglio. Scusate, ragazzi. Harley ha pescato il giocattolino preferito di Batman fuori dalla terapia intensiva. Ma non voglio ancora che se ne vada dall'isola. Tutti gli scagnozzi, i criminali, gli assassini e le maestre d'asilo che non si stanno occupando della festa devono andare sul posto e fare a pezzi la macchina. Ok. Parliamo col ragazzo. Che cosa succede là dentro? Ci hanno detto di venire qui, ma poi le radio si sono spente. Continuano a trasmettere questa musichetta. Joker ha preso il controllo dell'isola. È stato lui a farvi venire qui. Come ha fatto a uscire? Voglio dire, con te e... Una guardia di Arkham, Frank Bowles, vi ha traditi. Ha fatto uscire Joker. Non è colpa nostra. Una volta, quando non ne ha avuto più bisogno, l'ha ucciso. Bella riconoscenza. Hai bisogno di aiuto? No, voi restate qui al sicuro. Se ho bisogno, so dove trovarvi. Bisogno di aiuto. Bello, guarda, allora forse non hai capito una mazza. Cioè, qua siamo noi quelli che... Devo soltanto un pochettino abituare, sapete a cosa? Al fatto che per correre bisogna tenere premuto la X. Sono abituato a premere L3. Va bene, andrei un pochettino avanti e penso che secondo me dobbiamo andare in alto, secondo me, Vai. Ah no, mi ricordavo che c'era anche... Attenzione, allarme sensore Batmobile. Oh. Oracle, disattiva il sistema di contromisure della Batmobile. Ho visto l'allarme. Che cosa succede? Dove ti trovi? All'esterno della residenza di Arkham. Deve essere stata Harley Quinn a far scattare l'allarme. Se Gordon è ancora con lei, potrebbe finire male. Ok, fatto. La Batmobile è ancora parcheggiata fuori dalla terapia intensiva a nord di Arkham. Ti ho mandato gli schemi di tutta l'isola. Ho contrassegnato i punti chiave, come la tua auto. Grazie, Oracle. Oh. Perfetto, quindi dobbiamo arrivare là. Ok, là ci dovrebbe essere la macchina, la Batmobile, va bene. Ok, quindi che facciamo? La posizioniamo così? Ma qua non si riusciva, no, di qua neanche riesco a passare. Ok, da qua ce la possiamo andare. Ambulanza. Qualcuno che si è sentito male, penso. Non posso crederci. Hanno ucciso Jackson. Restate con il vostro collega, ci penso io a mettere fine a questa storia. Vabbè, che vuoi fare? Secondo te che fanno? Non ammazzano nessuno. Allora, di qua mi sa che non possiamo andare, quindi ce l'andiamo da sopra. Bene, che da quando Batman mi ha fatto finire qui dentro, che non vedo l'ora di incontrarlo, mi ha fatto penzolare da un edificio di Gotham. Ok. Facciamo l'attacco silenzioso, che è meglio. Fantastico. Che poi, non sapete, c'è l'ambulanza davanti e voi non lo vedete a questo. Vabbè. Non volevo fare quello rumore, ma non fa niente. Comunque, tu sei schiattato, magari... Che tuta c'hai? Magari se ce la facciamo possiamo andare fuori. Allora, di qua non c'è niente. Ah, eccoli qua. Pronto? Sì, ci siamo, Ah, ci stiamo scassando la Batmobile. Ragazzi, non voglio essere offensivo, però... Non farti colpire, idiota. Ok. Ah, non sono riuscito a fare la mossa. Aspetta, aspetta. Aspettate. Dovrei beccare i tempi un attimo. Ti massacro la faccia. Ok. Perfetto. La prima sono riuscito a farla, vai. E l'ho detto, basta beccare un po' di ritmo. Ok. Anche questa mi piaceva, il fatto che si dava proteggi la Batmobile, l'abbiamo fatta. Devo solo prendere un po' con la mano, poi mi ricordo. Esplosivo nel baule della Batmobile. Ah, che bello. Potrebbe servirmi. Veramente. Vabbè.
Gel esplosivo. Ah, infatti mi ricordavo, il gel esplosivo può essere utilizzato per far crollare i difetti strutturali presenti ad Arkham. Attenzione. Ok, mi devo solo ricordare come si spara. Harley ha distrutto la macchina. Sembra ci sia stata una zuffata. Devo perlustrare la zona intorno alla Batmobile. Potrebbe esserci un indizio che mi indichi dove ha portato Gordon. Detective l'ho già messo. Ecco qua, ecco qua. Di Gordon. Gliel'ha regalata Barbara. Non l'avrebbe mai dimenticata in giro. Wild Country, il tabacco preferito di Gordon. È più furbo di quello che sembra. Mi ha lasciato una pista da seguire. Oracle, ho trovato una pipa. Ha le iniziali di tuo padre incise sopra. È il regalo che gli ho fatto all'ultimo compleanno. Non l'avrebbe mai lasciata in giro. Esatto. Okay. Mi ha voluto lasciare una pista. È vivo, Barbara. Ah, è vivo. Hai capito. Le porte di sicurezza sono chiuse a chiave. Sono costretto a girare intorno. Spero di ritrovare la pista di Gordon dall'altra parte. Ah, te Maria, sembrava troppo facile. Ok, quindi devo trovare una strada alternativa. Quel muro sembra abbastanza leggero. Posso usare il gel esplosivo per aprire un nuovo passaggio. Certamente. Allora, si fa così. E si spruzza, ok. Ah, semplice. Allora. Ok. No. Ah, ok, sbagliato. Pardon, ho sbagliato, scusate. Ecco, magari la prossima volta ci allontaniamo un po', perché... Upgrade disponibile, abbiamo i punti necessari per sbloccarlo. Vabbè, andiamo avanti, che forse è meglio di qua, dovresti poter tranquillamente passare. Apri. Oh, sento musica. Ok, quindi qua sono gli indizi. È più veloce, Barton, siamo riusciti a passare. Di qua dovremmo andare avanti. Ok, possiamo entrare. Attenzione che qua ci abbiamo visite. E direi di sì. Allora facciamo così. Ok. Sì sì, martella. Oh, quello non ci ha visto proprio. Proprio cieco, eh. Buonasera. Ok. Vabbè, basta Batman, avevo capito che l'hai ammazzato. Allora, direzione di qua, no. Ok, di qua giustamente, dove vedo la gente, i nemici, già dobbiamo andare, no? Ok. Chi è quello? Identità? Se è morto non è uno che, dei nostri. Ok. Là vedo tipo una un centinaio di persone, vabbè. Andiamo. È Batman! È Batman, sì, bravo. Ok. Ah, qua abbiamo sbagliato. Attenzione alla mossa. Ah, aspetta, il capo a terra. Ai. Contromossa riuscita. Ok, questa è l'altra mossa che siamo riusciti comunque a fare. Siete morti tutti quanti? Sì. Ok, pure quell'altro è divertente. In pratica lo acciuffiamo e lo lanciamo. Allora, vedete che dobbiamo entrare qua dentro? Vai, apri la porta, entriamo. Stavano entrando anche... Ehi, hey, levati, Batman! Adesso tocca a me. Dov'è Gordon? Non vuoi saperlo? Sono qui! Zitto! Ah, ok, salva. Pardon. Che cosa ci fa lui qui? È troppo presto! Scusa, biscottino, non arrabbiarti con me. Biscottino. Sfacciatella, non riesco mai a tenerti il muso. Vabbè, dai, andiamo a corto. Batman, dovrai trovare un'altra entrata. Ciao, ciao. Ah, porca vabbè. Da questo cancello non si passa. Devo trovare un'altra strada. Oh, quindi esco? Ok. Vediamo se possiamo trovare un'altra strada. Magari, aspetta, c'era una strada di lato, mi pare, no?
Allora, cerco una via alternativa per introdurvi. Ok, dall'alto sicuramente potremmo andare meglio. Vediamo un po' se da qua riesco a passare. Proviamo ad andare da qua. Eccolo qua, hai visto? Ho detto dobbiamo andare dall'altra parte, vabbè dai. Ok, allora, dovrebbe essere questo, vero? Sì. Dai. Mi devo sempre allontanare, questa cosa me la scordo. Prima o poi ci moriamo. Vabbè, scendi. E apriamo. Però che ricamenti non sono tanto lenti. Ingresso o manutenzione? Vediamo se c'è qualcosa che ci può interessare. No, di qua dovrei tranquillamente poter scavalcare. Ok. Di qua. Aspetta, che qua c'era qualcosa per entrare. No, di qua c'è il coso, cioè. No, di qua non so se ci possiamo salire. Ah, ok, sta là, sta là. Oh, Joker, però, cioè, ti dico la verità, a volte quando parli, parli anche tanto e perdo un po' la concentrazione. Per me non è vero, mi distrago, perché a volte fa delle battute divertenti, altre volte invece forse è un po' ripetitivo. Vabbè, andiamo nella saitella da questa parte. Ricalati, attenzione alla ventola, qua non c'è nessuno. Vai. Ma uè, quante aia, vado di qua, ok. Ah, vabbè, vabbè, non fa niente, ho beccato il la cosa. No, veramente non volevo fare questo. Comunque non fa niente. Dovevo andare a destra adesso, eh sì. Ok. E io che pensavo. Oh, adesso cadiamo. Ecco appunto. Ok. Qua non c'è nessuno. No. Ci sono 1000 gradi qua dentro. Scusate per la pausa. Vabbè, vado a destra. Sì. Anche le mutandine, signorina. Ah, aspetta, che qua mi ricordo che possiamo fare una cosa. Ho sentito, vado. Perché gli servono i dottori? Forse se non mi ricordo. Ok. Lascia il muro che si rompe e quindi in teoria dovrei poter ah, ecco, vedi pure qua. Joker ha detto. Ok. Uno di voi quando... Vediamo se ce la facciamo. Aspetta, aspetta. Vai veloce. E allora vi ricordavo bene, l'abbiamo fregati due, eh. Bisogna essere veramente molto abili. Aspetta, questo non riesco a fare, aspetta. Vai, vai, veloce. Se riesco ad acquisire un po' di dimestichezza con i comandi. Uomo a terra, si è schiattato da 20 minuti. Allora. No, signora, non deve piangere però, perché mi dà fastidio. Niente. Lana. Ok. Se sono troppo lento, Batman. Dai che ce la facciamo, eh. Ok. Questo dovrebbe essere l'ultimo, eh. Non lo so. Andiamo dalla signorina. Penso che stava... Dove stava la signorina che piangeva? Siete al sicuro? Ah, ok, la stanza è come vuota. Io sentivo una che piangeva, no? Era una finta allora. Ah, oh, perché miseria, è una finta. Allora, vabbè, non fa niente. Ok. Batman, di qua. Da questa parte. Ah, eccole. Da qua? Perché guardi in aria, scusa? Oh, e allora? Non so che cosa sia successo. Stavamo facendo le ronde serali quando alcuni uomini armati hanno fatto irruzione nella stanza. Che capello e ci hanno che c'ha? C'era qualcuno con loro? Hanno portato qualcuno in ascensore, ma non so chi sia. È chiaro che non volevano essere seguiti. L'ascensore è stato disattivato. Qui non correte pericoli. Andrà tutto bene. E gli altri? Abbiamo sentito degli spari. Potrebbero essere morti. Andiamo ad aiutarli. Oh no, dimenticavo. Il dottor Kellerman era in sala osservazione. Il dottor Chen è andato in chirurgia. E la dottoressa Yang è andata in radiologia. Ok, vabbè. Sto a cercare gli altri dottori. Ci ha salvati Batman.
Non pensavo che esistesse davvero. Ti tiro fuori io di lì. Ma andrà tutto bene. Ah, noi dobbiamo salvare tutti i dottori. Ah, meno male che ci siano le tracce. Vabbè, ok. Non sembra... Posizione aggiunta sulla mappa. Fantastico. Quindi... Ahia. Uno sta di qua. E l'altro sta di qua. Miseria. Ok. Sono un po' lontani, vi dico la verità. Allora, il primo dovrebbe stare proprio davanti a noi, se non mi sbaglio. Vediamo un po' quali sono gli ingressi. Da qua, penso, Sì. Quindi penso che di qua chi dovremmo becchiare? Una delle due. Ok. I pazienti sono pregati a mantenere la calma e di avviarsi. C'è anche la porta questa qua così. Sto per presentarvi l'interfesso lavoro di ricerca portato avanti dalla nostra nuova responsabile, la dottoressa Penelope Young. Ah, Young, no, Young. Avevo intuito che era io. Ok, stiamo andando nella direzione giusta? Sì, sì, qualcuno la stiamo becchiando. Così quella è la dottoressa Young. Sì, da lei mi farà. Oh, ciao ragazzi. Dai. Ok, volevo fare la mossa, non mi è riuscita perché devo arrivare a 8, mi pare, sì. Ok. Vabbè, non fa niente. Sapete che il movimento è un po' strano, no? Mi sa che devo andare dall'altra parte, sbagliato. Di qua. Ok, porta libera qua dovrebbe stare, la dottoressa. Sì, io ho fatto esattamente quello che mi hai chiesto. Facciamo così, guarda. Pensi che mi importi? Smettila di piagnucolare e ascolta. Dobbiamo far saltare tutti. Si avvicina a te senza il permesso di Joker. Tutti e due nulli. All'istante. A quanto pare sei tu che ci dai potere contrattuale. Ok. La c'era. Capo ha il controllo totale. Ha pianificato tutto con precisione militare. Ok. Amici dentro e fuori. Quindi così dovremmo. Che questo lavoro con... Dovremmo farcela. No! Per favore, no, no! Ma pensavo che schiattavi pure tu, perciò la prima volta non l'avevo provato. Vabbè. E salva, dottoressa. Dottoressa? Che cosa succede? Ah. Parlavano come se fossero loro a comandare. È vero che Joker è scappato? Purtroppo sì, ma non per molto. I diavoli sono, sono mesi che studio da... il caso di Joker. Dall'ultima fuga il direttore ha detto chiaramente che lo voleva curare. La pubblicità negativa influisce sulla campagna elettorale. Questa è la minore delle sue... Oddio, stavo per dimenticarmene. Hanno detto che si sarebbero spostati all'interno del centro per dare la caccia agli altri dottori. Non si preoccupi. Adesso che lei è al sicuro, posso andare a controllare le altre stanze. Aspetti qui. Vabbè, dobbiamo andare a salvare anche quest'altra, che forse ci conviene andare di qua. Dalla destra, vai. Dobbiamo ringraziare i nostri benefattori per questa opportunità. Ancora non ci stanno? Abbiamo tutte le specialità mediche e siamo in grado di offrire un'ampia gamma di... Ok, questa porta qua, penso, vai. Allora... Strano che non c'è nessuno, eh. Secondo me succede qualcosa. Batman! Ah, è non libero. Parli. Adesso è al sicuro. Ma sì. È una trappola! Lo so, ma non per me. Oh, è vero! Sei davvero il più grande detective del mondo! Come ci sei riuscito, Batman? Oh, e che diavolo! Scendete, ragazzi! Vediamo okay. Se si accorge di prendere qualche pugno in faccia. Ok. Grande questa mossa. Scendete subito. Ah, sbagliato. Attenzione che questa non... Ok. Ci spezziamo. Ah, che peccato, ho usato troppo. No.
Non mi è riuscito il contrattacco. Ah, ancora ce n'è stato. Io mi ero fermato perché pensavo che erano morti. Non l'hai becchiato però, Batman, non barare. Sei un pallone troppo gonfiato, Batman. Sta cercando di ammorbidirti un po'. Sarà libero, libero. Per il grande momento, vedrai. Mi dispiace, ho cercato di dirtelo, ma non riuscivo a parlare. Tranquillo, ma veramente ce l'hai detto, sicuro, l'abbiamo anche capito. Questi due delinquenti. Ok, quindi in pratica ci resta soltanto un'altra persona da salvare. Dovrebbe stare... Sì, ok, direzione giusta, direzione giusta, vai. No. Oh! Aspetta, 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 che anche la vivo questo. Se riesco a prendere i giri... Ma ce ne sta ancora morto qua dietro. Ah, solo le scarpe. Ok, qua dentro, vai. Inserisciti Batman, vai. Boss, Fabio, la stanza è piena di gas e dentro c'è Capitan Uncino. Peccato che Resor non abbia fatto in tempo a uscire. È rimasto chiuso dentro anche lui. Così impara a cazzeggiare. Non posso. Vediamo un po' più. È qui. Ok. Perfetto. Allora, questo l'abbiamo fregato, Passo di qua, allora, vai. Cash, che cosa è successo? Ah, non si apre. Ho sentito un allarme nel centro medico, ho sentito delle grida e ho trovato un dottore a terra. L'ho aiutato e la stanza si è riempita di gas. Le porte sono chiuse a chiave, non possiamo uscire. Non so per quanto resisteremo. Mamma mia, una situazione proprio di cacca, praticamente. Allora, aspetta un attimo perché ho visto upgrade. Non vorrei che, tipo, magari possiamo fare qualche cosa qua. Allora, qua c'è l'upgrade, perché cosa? Aspetta, fammi vedere. Efficacia aumenta la potenza del batarang, sparare per lungo. Ok, aspetta, aspetta. Poi abbiamo questo KO invertito. Permette a Batman di abbassarsi e afferrare i nemici che passano sotto. Ok, questa se non mi piace. Quindi questo lo possiamo. Ok, comandi. Appenditi. Ok, e KO invertito. Perfetto. Ora gliela diamo, anche se sembra una trappoletta. La stanza di gas, siamo bloccati qui dentro. Io posso aspettare fino a domani, ma il dottore non è messo molto bene. Sì, ho capito, però adesso non è che mi dici la stessa cosa un'altra volta, Quindi stai calmo. Allora, uno sta appeso là. Aia. L'altro c'è il ventilatore là, cosa di ventilazione. Io non penso che possiamo scendere. Ok. Quindi penso che devo fare un percorso tutto particolare, no? Allora, di qua non ci sta niente, però è una data detective, sì. Allora, quello è il battito. Ammazza, 157 battiti, ragazzo. Sei una potenza. Ah, ok, là. Ma io non penso che possa scendere, perché qua c'è tutto il muro, c'è tutta la cosa. Secondo me dobbiamo rompere cose di ventilazione. Guarda. No, è questo, Batman, non so se riesci a sentirmi. Il pannello di controllo mostra l'alimentazione accesa, la ventola 1. Ho capito che sta quello là. Forse lo devo far cadere. Ah, che culo. Non posso lasciarlo morire. Devo eliminare le tossine dalla stanza il più velocemente possibile. Ok. Porca miseria, ci sono riuscito. Era tanto che provavo. No, porca, sono caduto. Ok. Vediamo se riusciamo a colpirlo. Ah, ok, uno sta qua, vai. Quindi anche quest'altro l'abbiamo attivato. Me ne manca ancora uno? Yes. Allora, quindi da là dovrei farcela. Sì, ok. È perfetto, vai. Questo dovrebbe essere l'ultimo ariatore. Sorpresona! Batman arriva giusto in tempo. La prossima volta che esce ti sparo subito, così non ci penso più. Non è una buona idea, però, Vediamo se ci fa parlare.
Non dovevo andarmene dalla terapia intensiva. Se fossi rimasto, quel mostro sarebbe ancora al suo posto. Che due braccia che c'hai. Non so, era sotto chiave, ma è riuscito a uscire e c'è chi ci ha lasciato la pelle. Se potessi avere quell'animale per un minuto. Questo non sta molto bene, secondo me, perché la vedo proprio male. Allora, fatemi vedere un po' la video. Torna dai medici. Ok, di qua. Dobbiamo tornare quindi parente dai medici. Ok, li abbiamo salvati tutti quanti. Penso che questa parte possa terminare qua, perché comunque abbiamo fatto un video abbastanza lungo. 51 minuti, poi fra tagli e coso sarà sicuramente più breve. Ok ragazzi, mi raccomando, non trovate come al solito un video, come se lo mettete un pollice su, un bel commento, un bel mi piace. Sosteniamo e andiamo avanti. Ci vediamo sempre al prossimo video. Bye. Se non pensa che quello ci arriva al prossimo video, che dici, ce la fai? No, niente. Ti do altri 5 minuti di vita, poi schiatta.